l'Elantra è un mobile sartoriale, come diciamo noi, prodotta 5 automobili all'anno, massimo, su richiesta. In cosa consiste la personalizzazione? Consiste principalmente nell'interno, ma non nell'interno soltanto inteso come cambiamento di pelle o di materiali, ma anche molto spesso, come in questo caso per esempio, con il design, che si lavora con il cliente e si cuce tutto l'ambiente interno sulle sue specifiche. Per due motivi: uno, perché chiaramente ogni persona ha la propria statura, la propria dimensione, deve comunque avere una automobile dove ci sta bene. Due, perché l'interno è la parte in cui il possessore la vive, no? Esteriormente possiamo fare tanto anche esteriormente, ma chiaramente la cosa è più limitata, perché chiaramente andando a cambiare quelle che sono le forme della macchina, c'è tutto la parte di validazione, la parte aerodinamica. Questa moto che è già stata validata, ha già fatto tutte le sue prove, quindi funziona benissimo. Quindi dove si può andare a lavorare sono molte le aree, parte di cerchi, splitter, i cerchi, quello abbastanza banale, ma insomma anche sulle parti dei dettagli, come il tappo del cofano, la parte posteriore possiamo lavorare sullo scarico. Per esempio, abbiamo avuto clienti che ci hanno chiesto uno scarico con una forma diversa, quindi abbiamo uno scarico diverso. Cioè, quello che è la Elantra è ovviamente un'automobile che ha il proprio design della propria filosofia, però cerca sempre un punto di incontro con quello che è veramente l'esigenza e la richiesta del cliente. E la parte invece motoristica? La parte motoristica, noi partiamo da un blocco GM di derivazione Corvette LS7, viene completamente stravolto, infatti vengono comunque tirati fuori 251 cavalli in più rispetto allo standard, senza turbo e senza compressore, quindi solo appositamente con una lavorazione meccanica e elettronica. Il cambio è un cambio Cima, 6 marce, con la robotizzazione Automac. La macchina è molto potente, pesa 1300 kg, 751 cavalli, 7500 giri, coppia siamo sugli 860 Nm, 5000 giri, e poi abbiamo una velocità di punta adesso con questa rapportatura qui circa 360 Nm, dell'accento siamo tornati a 6. E sospensioni e freni invece? Freni su Brembo come OZ, come Pirelli, i partner, quindi ovviamente fanno... C'è anche la possibilità di mettere i carboceramici? Sì, certo. Questo esemplare non li ha, anche perché il cliente la usa su strada e quindi insomma è un cliente non proprio un provetto italiano, quindi abbiamo deciso per questa scelta. Però ovviamente i carboceramici, ovviamente altri tipi di cerchio, altri tipi di personalizzazione anche sulla pintura dei cerchi stessi. Invece il telaio è stato tutto il nostro, in parte scatolato, in parte tubolare in cromo biteno, ha tutta una gabbia sia che fa tutta la parte dell'abitacolo, ma che è nascosta sui pannelli, e retro freno ha un semitelaio che supporta sospensioni, motore e cambio, e con 8 bulloni. No, prende smonta. Si smonta ogni fase. Buono. Cos'è? Bella carrozzeria, carbonio, tutta quanta, è possibile per noi, perché comunque fa parte del nostro know-how, di produrre alcune parti della carrozzeria in alluminio, e lì dove si può andare anche a fare delle modifiche più importanti, come per esempio il musetto anteriore, che è una parte che è indipendente dal resto della macchina. Stiamo lavorando con un cliente, per esempio, con il quale stiamo andati a modificare un pochino quella parte, a fare un design ancora un po' più particolare, per aprire la parte della targa utilizzando con presa d'aria, e quindi quello verrà fatto per tempo. Ma le parti in carbonio le fate voi? In parte sì, in parte sì. Ok, va bene. E i prezzi invece, da che base si fa? I prezzi sono molto variabili, sì, perché ogni macchina si fa il prezzo. Va bene. Si vede poi, va bene. Va bene, grazie. Ok, prego. Perfetto.